Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su quest'altro episodio, sempre sulla serie della carriera di WWE 2K19. Andiamo direttamente alla settimana successiva rispetto all'episodio precedente. Buzz wants to have a few words with Kevin Owens and Sami Zayn ecco after qua. What happened last week. Adesso dobbiamo fare due paroline con Kevin Owens e Sami Zayn. Step up and answer my US title open challenge. Per una volta cercato un combattimento reale, la mia sfida per il WWE è ancora aperta. In uno contro uno, ovviamente, senza maschera. What are you talking about? That was not me. Sammy, he pulled your mask off. Everyone saw it was you. You should have seen the look on your face when he came out wearing that thing. Allegedly. Okay, whenever you guys are done recalling the spineless actions from last week, you know where to find me. Ok, in poche parole gli stiamo dicendo che se vuole un rematch, però dobbiamo ancora dargli un rematch a Bobby Roode, ovviamente. A voi due pensare in un altro momento, trovate il mio avversario per stasera. Ok. Stasera tocca a noi, però loro ci dicono. Quindi sicuramente ci faranno un'invasione mentre siamo durante il match, mentre siamo nel mezzo del match, sicuro. Per metterci sempre i bastoni tra le ruote, quindi sempre qualcosa la devono fare. Ok, questa è l'entrata di Bobby Roode. Però sicuramente perfetto, infatti, già qualcosa la dovevano fare per forza. Hanno messo KO Bobby Roode. E quindi dobbiamo fare un 3-1 contro tutti o un 2 contro 1? Perché ovviamente un 2 contro 1, se poi vincono loro, come se la dividono una cintura? Ah no, è solo Kevin Owens, ok, ok. E solo uno di loro. Va bene. Ok. Allora, quello che dobbiamo fare è portare la salute di Kevin Owens sul rosso all'interno del ring. Quindi sul rosso è un po' più tosta come situazione, perché ovviamente il rosso dobbiamo fargli parecchio male per ovviamente arrivare sul rosso. Ma non demordiamo, ce la faremo ovviamente. È una cosa che ce la faremo sicuramente. Certo, non così, però. Ovviamente al momento io ho la difficoltà del gioco messa sul normale. E non credo di modificarla, perché appunto essendo un personaggio nuovo, essendo un personaggio che non posso andare a livellare così tanto, ovviamente. È un po' più difficile andare a battere tutti i vari nemici, tutti i vari avversari che piano piano mi si verranno contro, diciamo. Perché ovviamente all'inizio è stata facile, quando eravamo in BCW ancora, era una cavolata a batterli. Adesso già siamo a SmackDown, non voglio pensare quando saremo a Raw cosa succederà a Raw. Io vorrei provare, se me lo fa fare Kevin Owens, a buttarmi da questa parte. Perfetto. Allora ragazzi, siamo sulla salute di Kevin Owens, sul giallo. Quindi ci siamo quasi, ovviamente. Però adesso stiamo andando dove non dovremmo andare, quindi ritorniamo dove c'è il ring, almeno. Dai. Ci siamo quasi, il rosso già è comparso sotto, quindi già qualcosa si può muovere. Facciamolo rientrare, così 6 sull'8, occhio. Ok. Di nuovo non abbiamo contrattacchi, ed è una cosa che non va bene. Ne abbiamo ottenuto uno adesso, però non è così che io voglio continuare tutti i match che facciamo. È stato più veloce di questa volta, dai, ok.
Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Buzz rischia 3 minuti e Bobby Roode ha un conto in sospeso con Kevin Owens e Sami Zayn. Sì, sta succedendo l'inferno fuori. Vorrei proprio combattere. Il mio evento di stasera sarà Buzz e Bobby Roode contro Kevin Owens e Sami Zayn. Perfetto, bellissimo. I tag team, i match 2 contro 2 sono quelli che preferisco perché mi piacciono di più. Però, ok, ci vediamo direttamente al match. Eccoci qui. Finalmente sta iniziando il match. Come obiettivo abbiamo solo quello di vincere, o con uno schieramento o con una sottomissione ovviamente. Spero solo che io non possa anche controllare, ma non credo, Bobby Roode, perché ovviamente quando io sono fuori non devo poter controllare gli altri personaggi, lottatori. Io devo poter controllare soprattutto nella carriera il mio. Adesso vediamo poi, appena gli darò il cambio, per ora posso stare tranquillamente io. Appena gli darò il cambio vediamo se posso controllare Bobby Roode o no. Spero di no. Ok ragazzi, ho dato il cambio a Bobby Roode. Perfetto, io posso controllare ovviamente solo il mio personaggio. Quindi almeno hanno messo questa cosa in più, che ovviamente è una cosa sensata, perché ovviamente essendo la carriera io devo poter controllare solo il mio personaggio. In questo caso noi ovviamente dobbiamo solo aspettare che o il mio compagno finisca il match o ci dia di nuovo il cambio. In ogni caso, come vedete in basso, già stiamo recuperando soprattutto i contrattacchi, che sono sempre delle cose che servono sempre. Allora, forse ci siamo, forse ci siamo a far finire il match, Io non so perché sono salito nel paletto, ok? Forse ci siamo. 1, 2. No. Ok. Ok, adesso tocca a noi. Io credo di, al momento, di non poter finire il match, anche perché non ho niente come mosse speciali o mosse finali, quindi per ora devo solo attaccare ovviamente e sperare di recuperare una mossa speciale o finale. Dando loro, la stanno ottenendo prima di me, dando loro. Ragazzi, forse ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Io ho tolto Sami Zayn dal mezzo, Bobby Roode ha fatto la sua mossa finale per poter finalmente mettere la nostra vittoria sul match. Ok, questa è la scena di vittoria normale, quindi non succederà sicuramente niente. Ragazzi, io direi che per questo episodio può essere tutto. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre su WWE 2K19.